Il giorno dopo il putiferio scatenato dal comunicato stampa in cui sosteneva che fatti come quello di Macerata possono ripetersi anche a Trieste, Gianfranco Schiavone, presidente dell'ICS, sotto certi aspetti rincara la dose. Intanto non collega il gesto al brutale assassino di Pamela Mastro Pietro che si dice Luca Traini volesse vendicare. Noi non sappiamo qual è la relazione fra, fra queste persone. Quello che sappiamo è che ogni volta che si verifica un fatto criminale che può riguardare ovviamente italiani e stranieri, nel caso riguardi stranieri, questi. Eh, questo suscita diciamo, un, delle campagne d'odio, delle campagne cioè, ovvero sia, ci sono persone e movimenti che si, ten, che si ritengono autorizzati a intervenire in questa, in questa maniera. Schiavone, secondo cui la sparatoria di Macerata è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi attenzionati dalle forze dell'ordine, un centinaio dalla scorsa estate, insiste anche su quelle che a suo dire sono le responsabilità politiche di quanto accaduto. Questi episodi non sono isolati, questi, ma si ripetono, si ripetono ovunque e sono fortemente legati purtroppo ai programmi politici di questi partiti, che sono programmi politici tipo estremista. Partiti quali Forza Nuova, Fratelli d'Italia e Lega Nord hanno bisogno di rilanciare continuamente il conflitto sociale hanno bisogno di continuamente rilanciare campagne di odio e di eh, insofferenza e queste alla lunga nella società seminano qualcosa e poi eh, avvengono gli episodi che, che avvengono. Per questo motivo nessuna città e sicura, e meno che meno le città in cui addirittura questi partiti hanno addirittura insomma fette di potere considerevoli come, come la nostra. Se Pierpaolo Roberti, vice sindaco, assessore alla sicurezza e responsabile provinciale della Lega Nord, sceglie di non replicare, limitandosi a definire deliranti le affermazioni di Schiavone, Claudio Giacomelli, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, ribadisce su Facebook come il pazzo di Macerata sia un criminale che merita la galera, nonché l'impegno del suo partito contro una politica di immigrazione targata PD è definita folle, che secondo Giacomelli il paese e Trieste semplicemente non possono permettersi. Gianfranco Schiavone, dal canto suo, ridimensiona la frattura con la Caritas, l'ente diocesano che assieme a ICS gestisce i migranti in città e il cui direttore, don Alessandro Amodeo, aveva stigmatizzato come politico l'intervento. La Caritas fa cose diverse e quindi, dire, atteso a ribadire, che non intende intervenire in un dibattito politico, anche se ovviamente, perché questo è un dibattito politico, non partitico, ma politico sicuramente.